date polvere negli occhi, fumo negli occhi alla cittadinanza per fare questo. Ma non solo, chi di voi ha avuto modo di seguire anche diversi consigli comunali, si è tanto parlato delle fontane lungo mare, non è così. Io in consiglio comunale, in gergo volgare, le ho chiamate le pompe di Martinette, che sono pompe quelle, sono dei gettatori d'acqua, perché le fontane, voi mi insegnate, devono avere qualcosa di ornamentale, quelle sono dei gettatori di acqua. Poi adagiati su un fondo sabbioso, anche un bambino di 2 anni lo sa, perché al risucchio dell'acqua le pompe poi si intasano, ed è quelle che avvengono regolarmente, con una manutenzione quasi quotidiana, che noi paghiamo con denaro pubblico. Dico, che utilità hanno quelle pompe, quegli struzzi, che poi quando c'è vento è anche l'acqua inquinata, perché dell'aria antistante poi i carabinieri c'è la fogna, come ben sapete. Quindi spruzzando quell'acqua vi lascio immaginare cosa viene fuori, i batteri e roba varia, con il rischio di qualche bambino, qualche donna col bambino che viene anche investito da questa acqua infetta, e con tutte le conseguenze che poi possono scaturire. Voluti dall'amministrazione, qua c'è il nome, voluti dall'amministrazione centro-sinistra, devono portare un certificato penale col cambio di moto, devono portare, cioè è una cosa abominevole. E questo signore continua a dire che lui è da vicino a me, è falso. Ciao Simone. Sindaco, ma io ritengo più futuro sindaco, anche perché il messaggio che circola in città, la voglia della gente è questa, è quello di dare una continuità a un qualcosa che qualcuno ha distrutto e lo sta distruggendo. Tenete presente che di quello che vi ho detto sono solo alcune cose che questa amministrazione continua a cavalcare, cioè cavalca le cose che non interessano la gente ma interessano solo a qualcuno. Per concludere, perché altrimenti qui sarei ore a parlare, volevo dirvi che mai come questa volta il voto è indispensabile ed è di responsabilità da parte di ognuno di noi, per un semplice motivo, perché il gruppo Indipendente Libertà è in crescita e lo si evince anche, molti di voi lo sanno, pure al mio ieri sera, addirittura un locale di 400 metri non riusciva a contenere i candidati, un locale di 400 metri quadrati non riusciva a contenere i candidati. Allora, voglio dire, noi vogliamo dire la nostra come l'abbiamo detto da sempre, in effetti, non vi nascondo. Nel 95-99, Simeoni Cagnabrescia, candidato sindaco, in più circostanze, noi siamo stati addirittura gli artefici di fare una vera opposizione al sindaco Simeoni Cagnabrescia, ma non eravamo mai con la sinistra. Ci siamo sempre confrontati, ci siamo anche incazzati, a volte anche incatenati in aula, ma sui fatti. Cosa che poi puntualmente ha prodotto poi la risoluzione del problema. Ma non perché noi protestavamo e ottenevamo risultati, non è quello. Con la protesta abbiamo messo in luce uno dei tanti problemi della città di Bari, dove il sindaco l'ha recepita e si è attivato per risolverlo. L'ex ospedaletto, il rudere, l'ex manifattura, era veramente uno proprio, addirittura c'avevamo il maxi processo delle case della gente. Poi ne parliamo poi separatamente di questa storia. La Chiesa Rossa, in questo momento, addirittura l'ha venduto. E poi, per non parlare a Garibaldi, voi sapete l'ultima cosa, e poi concludo, il problema della riqualificazione della piazza. Non è così, perché a ottobre 2008, e Barisetti l'ha messo ad ampia pagina, in mezzo ai giornali di regime non parlano di questo, perché non lo possono svergognare al dottore Pigliano. Nell'ottobre del 2004 il gruppo Indipendente Libertà fu promotore con 1200 firme, sottoposto all'attenzione dell'amministrazione la possibilità di fare un progetto con il parcheggio interrato sulla piazza, doveva venire un'illuminazione antichizzata dell'Ottocento e dare la possibilità ai cittadini di stare in una piazza decente. Hanno fatto una dequalificazione, non riqualificazione. Non hanno permesso di fare i parcheggi interrati, ma sono stati così bravi da spendere 1 milione di euro, 2 miliardi di vecchie lire, mentre quel progetto era a costo zero per l'amministrazione.
dovrebbero darle solo la possibilità di gestirlo per 20, 30 anni, per anni da concordare con l'amministrazione, salvaguardando l'interesse e i diritti dei commercianti, dando così un avvocato simile ai commercianti, perché avere posti auto su Piazza del Sorgimento hanno speso una... Ma la cosa grave, Simone, che forse neanche tu forse sai, lo sai qual è la cosa scandalosa? Che grazie a noi è venuto meno un intreccio di affari e di appalti dell'amministrazione emiliana, perché quell'appalto se l'aggiudicò il consigliere comunale Canonico, e grazie a noi l'abbiamo fatto revocare. Chi ha eseguito i lavori è il primo dei non aggiudicatari della ditta. Ma non solo, questo pseudo consigliere e anche consigliere comunale, non solo, anche consigliere regionale, non solo comunale, addirittura si è aggiudicata la piastra radiologica all'interno del Policlinico, un lavoro per 40 miliardi di vecchie lire, cioè una persona che va a chiedere consensi agli imprenditori per poi partecipare e vincere le gare da solo, e al piccolo imprenditore che noi chiesto i voti, che cosa vi dà? Questa è l'amministrazione emiliana, e non sto qui a dirvi altre porcherie, anzi se ne uscì con una battuta di spirito, vabbè non lo fa più, ma stiamo scherzando, lei doveva essere cacciata a pedate dal consiglio comunale, a pedate, non lo fa più. E poi, non sto qui a dirvi poi altre appalti, altre cose, come ad esempio Piazza Redentore, sto aspettando, io sono il cinese, sta sull'aria, sto aspettando, perché pare che quella gara volutamente sia andata deserta, è una ditta di Palo, dove c'è lo zio di Canonico. Pare, io sto aspettando che adesso ci vada tempo, poi aspetto che per poi finisci mandare, ma io da due secondi dopo sarò sempre sul sito internet del comune. Ci perdiamo un po' nel discorso, perché la multiservizio, poi concludo, visto che si parla di occupazione, è un'altra falsa. Dovete sapere che all'interno della multiservizio c'è anche lo zio di Canonico, voi immaginate l'intreccio familiare. C'è lo zio di Canonico, una persona che non augura a nessuno di avere amico, questo qui cosa ha fatto? Ha avuto il coraggio di dire un bando di concorso per l'assunzione, quando non è così, perché la multiservizi non può assumere una persona, ve lo dico perché due secondi, c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato, marzo 2009, che impone anche alla multiservizi di partecipare alle gare del comune per aggiudicarsi l'appalto al comune, cioè non può avere più direttamente. Se tu non vinci una gara, come fai a mantenere 170 posti, quelli già esistenti in organo? Te li porti al ristorante emiliano te li porti. Cioè, è una cosa veramente a ridere, perché mi è giunta voce, ci sono oltre 8.000 domande, e pare, io sto mettendo a questo punto anche le mani su qualcuno, pare che addirittura stanno chiamando uno per uno, non ti preoccupare. Quindi, questi sono i personaggi che dovrebbero essere depennati dalla politica. Altro che votati. Noi in tutta onestà chiediamo il consenso per dare un grosso contributo e sviluppo alla città di Bari e di un'assistenza dovuta ai cittadini. Per questo noi chiediamo di votare il candidato sindaco signor Di Cagnabrei, barrando il simbolo gruppo indipendente e libertà. Se il voto lo meritiamo ce lo date, se non ce lo meritiamo non ce lo dovete dare. Grazie. Prima di passare la parola